tentativo questo che quanto pare sta andando a buon fine, col grande aiuto del comune di Rivarolo, del sindaco, di tutta la giunta, dell'assessore alla cultura, ma non sono parole, perché ripeto, l'Unitre di Torino con tutte le sue sezioni parte a gennaio, se parte, detto questo. Quindi noi cogliamo l'occasione, come dicevo, con un po' di audacia e soprattutto in piena sicurezza. Abbiamo già un programma, delineato un programma per questo primo trimestre. Non abbiamo i corsi, non abbiamo potuto definire i corsi tradizionali composti per blocco. Ah, ecco, dottor Civa, finalmente lo vedo, l'avevo perso, è andato a nascondersi. Tanto nella discussione poi la coinvolgo, dottore, non c'è problema. Dicevo, non abbiamo i corsi classici con le lezioni, 5-6 lezioni sull'argomento, no, perché, ovvio, abbiamo un pochettino cercato di coprire le varie discipline, i vari interessi, quindi avrete la letteratura, la filosofia, i viaggi, insomma l'arte, ovviamente anche la medicina. Quindi, un insieme di argomenti che dovrebbe essere di stimolo, come al solito con docenti sempre molto disponibili e io devo dire capaci, perché vengono selezionati solo loro non lo sanno, sono selezionati solo la loro capacità di divulgare. Ok, quindi in poche parole questo è il programma. Intendiamo rispettarlo in queste due nelle cadenze del martedì e del giovedì, e poi per i laboratori, come potete immaginare, adesso è molto difficile, siamo riusciti a salvare tra virgolette yoga, che è molto richiesto, e così vediamo se riusciamo a procedere come credo, però grazie al contenitore, insomma, perché questo è il contenitore adatto per poter che ci permette di poter programmare non dico una stagione ma un trimestre, e poi se le cose andranno bene andremo avanti con un programma altrettanto stimolante. Niente, si arriverà presto a Natale, quest'anno Natale lo celebreremo in modo molto particolare, immagino i pranzi di famiglia tradizionali saranno un pochettino contingentati, un po' difficili. Beh, noi qui lo celebreremo con due letture in particolare, una la musica classica nel Natale, oppure il Natale nella musica classica, meglio, e il Natale nella pittura. Quindi sarà una, diciamo, conclusione, speriamo di arrivarci tutti in ottima salute, sarà la conclusione di questo trimestre. Credetemi, non è stato facile, e in merito io faccio in fretta, sì, coordino un po' il programma, no, è impegnativo, non c'è dubbio, ma è il comitato che ha lavorato da matti, perché organizzare una cosa del genere non è facile. Ripeto, l'Unitre torinese non parte, noi sì. Io ho intanto svolto il mio compito e vi ringrazio tutti per la passione, ma ci sono tantissimi iscritti, per passione. Ah, ecco, una cosa che volevo dire, ciao Alberto, una cosa che volevo ancora dire, non possiamo a tutti fornire l'opportunità di essere qui alla conferenza iniziale, tra l'altro sui virus. E allora l'iniziativa è partita dal nostro presidente di filmare la conferenza, e questa filmato sarà posto sul web. Se avete difficoltà vi fate aiutare da figli e nipoti, e sul web ci sarà questa conferenza, quindi anche tra l'altro accessibile, è un modo di fare cultura e di distribuire cultura. Di nuovo ripeto, partendo da questa devo rifare di nuovo i complimenti al comune di Rivarolo, e il sindaco è arrivato adesso apposta, così due volte i complimenti al comune di Rivarolo. No, ma davvero,
perché non riusciremo a partire, non saremmo riusciti a partire. Quindi molto bene, davvero grazie, un grazie di cuore da parte di tutto il comitato che ha lavorato moltissimo, e adesso do la parola al nostro sindaco, all'assessore, poi il vice sindaco di Falle, il nostro presidente, e poi finalmente ci immergiamo nell'inizio di questo sedicesimo anno accademico, noi dall'inizio, sedicesimo anno accademico. Bene, grazie ancora a tutti per essere qui. Grazie al direttore professor Poli, grazie naturalmente al presidente Giacomo Antognono e grazie a voi per essere qui oggi. Penso che abbiano lavorato e hanno lavorato tutta l'estate per far sì che il corso potesse iniziare. Io veramente loro hanno ringraziato l'amministrazione, ma io devo ringraziare non solo il presidente e il direttore, ma tutto l'organigramma dell'Uni3 per aver voluto, nonostante tutti i problemi, iniziare con un programma che magari solamente un anno fa uno non avrebbe mai pensato di iniziare con un argomento che magari faceva parte poi del corso delle lezioni, ma di solito le prime lezioni si andava su argomenti più di tipo letterario, culturali o musicali, come ci eravate abituati negli anni precedenti. E invece penso che l'argomento più azzeccato e più appropriato sia proprio quello del parlare di un virus, e di parlarlo con chi i virus, non dico che li manipola perché è difficile manipolarli, ma di cui li studia e ne parla tutti i giorni, quindi un professore universitario di microbiologia. Purtroppo stiamo vivendo questo momento difficile, ma grazie naturalmente a tutti, grazie anche a voi e grazie all'Uni3 che ci porta questo argomento oggi. Parlarne è importante anche perché il parlare e capire come si comporta con le difficoltà che ci sono, perché come avete ben visto, leggete e sentite dai giornali, non tutti gli specialisti, non tutti i microbiologi, non tutti i virologi sono concordi, però avere delle linee guida, sapere come ci si deve comportare è importante anche per prevenire questo virus che ci sta veramente rovinando in questo periodo, ormai da tanti mesi di esistenza, e non sappiamo ancora quale potrà essere, speriamo sicuramente migliore il futuro, ma in questo momento abbiamo ancora tanti punti interrogativi. Non mi dilungo oltre, voglio naturalmente ringraziarvi ancora e augurarvi un buon anno scolastico, sperando di poterlo, facciamo le corna, a terminare nel modo corretto, nel modo giusto, e arrivare poi all'ultima lezione con l'evento che ormai, cioè, non so con quale sarà la sorpresa quest'anno, ma ci avete abituato, ci sia scritto sul programma, non l'ho letto, chiedo scusa, comunque con qualche bella sorpresa. Lascio la parola all'assessore alla cultura Costanza Contacanova e vi auguro ancora un buon anno scolastico. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. È bello essere qui anche quest'anno, e quindi è un po' questo il contenuto del mio discorso, e cioè è davvero bello che, appunto, malgrado tutto quello che ha già ripercorso il sindaco, il professor Poli, essere qui comunque e essere qua in tanti, perché comunque siete davvero molto numerosi, contando anche il distanziamento e tutte quante le regole a cui ci dobbiamo attenere. Ecco, come ho detto prima, giustamente si fa cultura, e cultura ha la stessa radice di colere, del verbo della coltivazione, del coltivare, e questo penso che sia molto importante, perché noi abbiamo cercato, noi l'Uni3, voi che partecipate, cerchiamo di coltivare insieme qualcosa, e quel qualcosa sono appunto il cercare di informarci, di apprendere, perché per apprendere, per imparare non c'è mai un'età in cui si può dire di aver imparato tutto, e questo penso che sia molto importante anche ricordarlo. E detto questo, mi unisco ovviamente ai ringraziamenti al presidente, al direttore del corso dell'Uni3, al relatore di oggi e di nuovo a tutti voi, perché il lavoro è stato davvero tanto, ce l'abbiamo fatta, siamo qui, ed è anche molto bello usare questa sala.
avere l'Unite che si riunisce per questi corsi e per le lezioni di yoga in questa sala, nel salone comunale. Penso che sia un bel segnale, penso che sia bello per voi ma anche per noi, perché anche per noi è bello avervi qui. E detto questo, io non aggiungerei altro. E vi auguro un buon anno accademico e speriamo, appunto, come ha detto prima il sindaco, di rivederci qui a Natale e insomma di festeggiare insieme. Grazie a tutti e passo la parola. Buongiorno a tutti, grazie a tutti per essere qui oggi. È una bella occasione per questo inizio di anno accademico che veramente penso nessuno avrebbe pensato a marzo, aprile, che si potesse iniziare, e invece siamo tutti qui grazie al direttore, al presidente dell'Unitre, a tutti gli organizzatori che insomma si sono dati da fare e non sono stati incoscienti, sono stati coraggiosi e bisogna ammirarli per questo. Hanno avuto coraggio, si sono fatti tutti gli scrupoli necessari, infatti vedete c'è il distanziamento, la mascherina, la misurazione della temperatura, e quindi questo ci fa vedere che nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato in questi mesi si può andare avanti, logicamente mantenendo determinate regole. E volevo ringraziare anche l'amministrazione di Rivarolo, che sicuramente rispetto a quella di Fabria ha messo a disposizione molto più tempo e materiale. Speriamo anche noi magari di poter ospitare in futuro qualche conferenza, qualche insomma qualche iniziativa. E niente, vi auguro buon anno accademico a tutti e buona conferenza, insomma. Grazie anche al relatore. Ringrazio la signora Lucia Valente, è il vice sindaco di Fabria, del comune di Fabria. Io no, vorrei solo aggiungere una cosa, che da quando è stato detto prima, di prenotare il posto, no? Cioè di telefonare per avere, essere garantito che troviamo, per non creare assembramenti, per non creare confusione fuori magari, che poi sono spiacevoli. Quindi detto questo, penso che abbiamo detto tutto. Io direi che possiamo dire che diamo inizio a questo 16° anno accademico, e quindi buon anno accademico a tutti. Grazie. Grazie.